Ciao a tutti ragazzi, siamo alla terza puntata. Ragazzi, come potete vedere, Alice ha raggiunto un livello di sufficienza tale da poter giocare da sola. E infatti, come potete vedere, siamo in due. Guardate, Cice 96 e lei è un po' scialba, quindi adesso ti do un'armatura. Ti do la mia armatura, guarda che bravo ragazzo che hai. Cioè, me la lanci, me la indosso? Sì, ti do tutte le mie cose. E poi non dire che non ti voglio bene. Tieni, ecco, voglio vedere come ti cambi. Brava, che bella. Ah, perché tu vedi a poco a poco quello che faccio. Guarda, metti i pantaloni, brava, le scarpe. Ok, adesso sei perfetta. Ma io vorrei cambiare colore. Ora sei una perfetta gelataia, salta. Ok, perfetto. Allora ragazzi, abbiamo fatto delle piccole modifiche. Qui abbiamo fatto il contorno con il legno scuro. Poi abbiamo fatto il letto matrimoniale. Perché, scusa, ci sei... Oh! Mi ha tirato uno schiaffo. Basta, non mi picchiare che se non muoio, dai. Basta. Comunque abbiamo fatto due letti, ragazzi. Siamo andati a prendere delle pecore, perché sennò altrimenti non potevamo dormire. Adesso dobbiamo costruire una bellissima casa. Allora, serve per fare questa casa del legno scuro. Mi vuoi aiutare, Alice? Eh beh, certo che ti aiuto, scusa. Cosa faccio qua, sto con le mani in mano? Prendilo, 37 pezzi di legno a te, 37 pezzi di legno a me. Ok, cosa facciamo tutto il contorno di questa casa, ok? Ok. Mi raccomando, di non essere... mi raccomando, non sbagliare. Guardate che lenta. Ma non mi trattare come una... Ragazzi, guardate che lenta. Andiamo vicino a lei, guardate che lenta, guardate. Brava Alice. Invece di guardare a me, perché non ti fai le tue cose? Guarda, sì, ragazzi, da un'ora ne ha messi tre pezzi. Perché devi essere più veloce, devi essere rapida, vedi? Guarda quanti ne metto io, tac. Ma ti levi. sei lenta. Su, lavoratrice. Ma Mirko, ma ti fai i fatti tuoi? Su, pensa, su. Bisogna lavorare. Ha da lavora. Però ragazzi, adesso c'è un piccolo very problem. Che è finito il... Guardate che scemo, guardate. Tieni Alice, tieni. Piglia quest'ascia, Alice. Mi lasci stare. Guardami. Guardate che scema che non mi guarda. Okay, prendi quell'ascia. Arrivo. Te l'ho buttata per terra con tanto amore. Adesso togli questo pezzo che ovviamente hai messo di troppo. Brava. Prendilo e mettilo in un punto corretto. Ok. Adesso non possiamo più uscire. Facciamo una scala provvisoria, ok? Ok, scala provvisoria per uscire. Ma dai, non mi piace così, voglio farle io le cose. Allora, la porta di che colore la vuoi fare? Chiara o scura? Chiara. Io direi chiara, esatto. Quindi, vieni qui che ti faccio, che facciamo. Anzi, aspettami là, dai, che così te la faccio e te la porto. Te la porta. Hai capito questa bella battutissima? Bellissimo, guarda, veramente, te lo giuro. Allora, dove la vuoi fare la porta? Io direi qui, no? Non mi faccio male se mi butto. Ok, facciamola qua. Allora, rompi dove vuoi. Allora. Allora cosa è servito che facessi? No, soltanto. Ok, basta. Quella è. No, basta! Basta! Madonna, sembri un. Levati! Ragazzi, Alice è un vero, sì, disastro. Allora, la porta è troppo piccola. E questa è la porta, vedi? Allora, per aprire devi cliccare col tasto destro. E anche per chiuderlo, ovviamente. Ma è troppo piccola. Come piccola? Mettiamo due porte? Sì. Allora, facciamola simmetrica. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spazi. Qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mi piace questa disparità. Quindi mettiamo un'altra porta qui. Ok? Va bene così? Va bene, cioè, tanto cosa devo fare? Perfetto. Però poi si è pregata di chiuderla gentilmente, perché se no entrano qua le persone in casa. Allora, che ne dici di mettere i letti e le cose qua dentro? Sì, perché allora, cosa le teniamo a fare fuori? Allora io mi metto il mio, poi tu ti metti il tuo dove vuoi. Cosa fai? Non mi piace. Che cosa? Quella scala che hai fatto. Ah beh, giustamente ora non serve più perché abbiamo le... Allora, dove li mettiamo i letti? Tu che sei molto brava esteticamente. Allora ragazzi, è Alice l'esperta dell'arredamento. Quindi decidi tu dove mettere i letti. Innanzitutto metto quel baule. Allora, i letti li mettiamo... Io direi la camera da letto. Poi la chiudiamo. Possiamo anche fare tipo una porta. Qua. Dove? Tre. Qua. Dove si mette? Devi allontanarti. Okay. Ok, mettilo là il tuo. Ma... No, non mi piace. No, ah, mi piace, perché non... ho capito, perché tu vuoi il comodino a fianco. Sì. Lo sapevo, raga, la conosco troppo bene. Allora, aspetta. Uno qui e l'altro qua a fianco. No, ma troppo. Allora, aspetta, fammi vedere a me dato come si vede. Allora, tre. Va bene, dai. No, dovevi metterlo. Poi qua mettiamo le luci anche. Mannaggia te, dovevi metterlo qui. No, e qua metti non il comodino. Mi piace.
Oh madonna, mi devo incazzare io, ho già capito. Allora rimettiamolo dove vuoi tu. Se vabbè, io lo metto là, un motivo c'è, no? Pensavo che l'avessi messo là perché non eri capace. Allora, che ne dici? La chiudiamo la stanza? Sì. Il muro di che colore lo vuoi fare? Sempre scuro, vero? Sì, non è che facciamo mille colori. Cioè, è quello che mi chiede le cose e poi tanto alla fine decide lui. Beh, non è che dobbiamo essere Arlecchino, Alice. Chiudiamo qui? Vediamo un po'. Porta. Ma, vabbè. Qua servono altri legni perché io non li ho. Questi tre. Uno, due. Ok, la stanza è semi chiusa. Ragazzi, ovviamente ha sbagliato. Te lo raccolgo io. Va bene, l'hai raccolto tu. Okay. Allora, da che parte la vuoi fare? Guardami, guarda, vieni qua. Sì. Guarda la visuale. Da che parte la vuoi fare la cucina? Qua, di là? Qua. Ah, qua. Ha già deciso. Allora, metti la fornace qui al centro. Io non ce l'ho. Tu ce l'hai nell'inventario. Adesso. Ah no, allora è rimasta fuori. Io devo solo metterla. Sì, sì, è rimasta fuori, è rimasta fuori. Allora, raga, facciamo la cucina. Ci servono le guarda uova. La cucina, che bella. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Levati dalle palle. Levati perché già di mattina non ti sopporto. Ecco, guarda che bello. Cos'è, un piano da lavoro? È un piano da lavoro. Ah, per tagliare tipo le zucchine, le verdure. Sì, possiamo anche farlo così. Sì, guarda, ho fatto un tavolino. Che bello. Ho fatto un tavolino. Ma perché ho della carne in mano io? Quella è carne marcia. Allora, adesso ragazzi, facciamo delle sedioline. Allora, le sedioline si fanno così. Ecco fatto. Ok. Guardate che bello. Ma il tavolino secondo me era meglio di un altro colore. Vediamo se abbiamo il legno un po' più. Ok, intanto vado a cercare altro legno. Questo è il legno che ci serve per fare tipo i mobili, perché non è troppo scuro ma non è troppo chiaro. Ah, ok, va bene. Guarda come prende forma. Sono là dentro, gli hai visto? Certo, ti vedo. Allora, ho rifornito le fornaci. Adesso, Alice, abbiamo una missione molto importante. Sì, dove vuoi andare? La casa va la casa va terminata. Ok, quindi dobbiamo andare a prendere altro legno, ma di quello scuro. Dove lo prendo? Quindi chiudiamo la porta, andiamo alla ricerca del legno scuro. Ti confondo con i fiori, vai piano. Come fai a confondermi con i fiori che io sono nero? No, sei viola per me. Raga, non trovo il legno, raga, non trovo il legno scuro. Io non trovo il legno nemmeno perché sto seguendo Mirko. Intanto il sole sta scendendo. E siamo qui, qua, Otelofemia. Ali, tieni questa carne e mangiala. Come faccio a mangiarla? Tasto destro. Andiamo a dormire. Ti ho perso. Ciao, ti vedo. Ti vedo perché la casa è incompleta, mancano i muri. Stai fermo, mi stai muovendo tutta. Mamma mia, quanto ti muovi. Buonanotte, amore. Buonanotte. Buongiorno, amore. Alla ricerca del legno perduto la chiamiamo questo sì, video. Sì, alla ricerca del legno per fare l'home tour. Madonna, il primo home tour. Tu a che punto sei, amore, tu? Hai ti trovato, sto seguendo hai io. Non hai trovato legno? Ottimo. Mi però vai troppo veloce. Vai troppo veloce. Lo so, amore, sono un fulmine a ciel sereno. Vabbè, va. Oh, c'è una crafting table, era la nostra di prima. L'ho trovato. L'ho trovato. Dove sei? Dove sei? Sono sempre avanti. Tanto adesso prendo questo legno e ce ne andiamo. Ti ho perso, cazzarola. Non dove importa. Sei? Sono davanti a te. Ehi, amore, sei davanti a me. Dai, esci fuori, semino, esci fuori. Perché basta quello e poi diventa praticamente legno infinito. Allora, aspetta. Cerchiamo di capire da che parte era la casa. Penso di qua. Boh, andiamo, mi fido delle mie intuizioni geniali. E a parte che tra i due sei tu quella che si orienta, quindi è grave che sì, debba ma io dirtelo. Mi rendo nella vita reale, non in mezzo a dei cubi di Rubik, cioè. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ma perché stai correndo all'indietro? Perché così ti guardo. Come fai a correre all'indietro, scusa? Col tasto all'indietro. Oh madonna, guarda il sole come scende, guarda il sole come scende, guarda il sole. Allora, Mirko di secondo nome fa ansia, lo sapete? No, ma non siamo mai venuti qui nella giungla, no, abbiamo sbagliato, oddio! Te l'ho detto che io non mi oriento! Dove sei? Sono dietro di te, tu vai avanti, ti seguo, ti seguo. Cos'è quello, un cavallo? Forse è di là, sì, è di là, ho ritrovato la strada! Non ti vedo! Vieni verso... Ok, brava. Intanto quella pecora che fai? La scivola, no? Perfetto, vieni. No, no, ho capito dove siamo. Ho capito, Alice. Ho capito. Ci siamo. Mi vedi? Sì, ti vedo. È di qua, è di qua.
Ce la stiamo per fare, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Intanto tu sei. Intanto tu c'hai l'armatura. Ma anche tu ce l'hai l'armatura? No, cara, perché te l'ho data a te. Cioè, tu te la sei data a te per darla a me. Eh sì. Amore, ma che cosa carina. Lo so, sono un tenerone. Ma che ci vuoi fare? Dove sei? Vieni, vieni. Vedo, ma sono lenta, scusa. Dai, se, perché abbiamo fame. Adesso andiamo a mangiare. Tanto ho ammazzato un bel po' di animali. Oh, oh, oh. Che mi sa che moriamo prima comunque. Ma non moriamo prima, devi essere. Ma quanti cavalli ci sono in questa zona qua? Oh mio Dio, occhio che c'è un Enderman. Non lo guardare negli occhi assolutamente. Non lo vedo, non lo vedo proprio, cazzo. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Non lo guardare negli occhi. No, non lo guardo. Dove sei tu? Dove sei tu? Mi non ti vedo. Oddio. Sono lì a tua destra, a destra. Porca vacca, mi è esploso il coso addosso, non l'ho visto. Devo riprendermi tutta la roba, non devi morire tu. Non devi morire. Non vedo niente. No, non ci credo, non vedo niente, Mi non vedo niente. Hai preso tutta la mia roba, brava, prendila, non lo prendila. Non so se l'ho presa tutta. Cazzo, c'è quell'affare lì. No, no, è pieno di zombie, è pieno di zombie. Muoio, me lo sento. Allora, ascolta, io non vedo niente, Mi. Hai una torcia? Guarda se hai una torcia. No. Clicca nell'inventario. Ah, hai sì. Una torcia, metti delle torce per terra. Così io cerco di capire dove sei. Metti più torce che puoi, Ok, vedo la torcia, ti vedo, guarda. Vedi? Con le torce che ti vedo. Mi non riesco a recuperare la roba però. Ali, metti le torce, ascolta. E una cosa ti ho detto, metti tantissime torce. Vieni qua. Occhio che quello mo esplode. Non ti avvicinare a me, Mi non ti vedo, non ti vedo. Ok, io sono morto. Ma io tanto adesso, rimani lì dove c'è la torcia, vai dove c'è la luce. Bravi, rimani lì. Ma qualcuno mi sta per ammazzare. Non importa, se ti ammazzano almeno sappiamo dove sei. Perché non riesco a sparargli lì? Allora, adesso ti... Madonna mia, c'hai un'armatura incredibile. Allora, mezza vita. Allora, aspetta che ti ammazzo. Ok, prendo la roba e la vado a portare in salvo. Ok. Fai attenzione. Non faccio rinasci io, ok? No, fai rinasci. Come non faccio rinasci? Scusami, Dove sei? Dove sei? Sono a casa io e... Allora, devo capire solo dov'è la casa. Di qua. Oddio, sta per esplodere. Sì! Sì, dormiamo. No, ci sono i mostri nelle vicinanze, non possiamo dormire. Io avevo chiuso la casa. Dove? No, è spawnato qui, ma come ha fatto a spawnare qua? Io avevo chiuso la mia... Non posso fare niente io, sai? Perché non ho... Posso solo chiudermi. Ali, come non puoi fare niente? Vieni ad ammazzare questo. No, amore, non ho armatura, non ho niente. Ma viene ad ammazzarlo qua a pugni? Ma perché mi hai aperto la porta? Ma sei cattivo. Ali, ma vieni ad ammazzare sto coso. Sì. Dov'è? L'ho ammazzato io. Ora rimaniamo qui e aspettiamo che diventi giorno. Perché rimaniamo qui? Ora non possiamo chiuderci. Non possiamo dormire perché ci sono dei mostri nelle vicinanze. Ragazzi, ci siamo messi in una situazione molto complicata. Ali, questa porta è dentro casa, quindi non possono entrare. Allora, non possono... No, lo sapevo. È esploso quel disgraziato. Bravo, adesso ci hanno aperto la casa, bravissimo. Complimenti. Più che altro ci hanno distrutto tutto. Oh, non mio ci credo, Dio. Ci hanno aperto casa, ragazzi. Ci hanno aperto casa. Aspetta. Esci da là, levati da là. Levati da là, scendi. Levati. Ragazzi, allora dovete capire che Mirko mi mette un'ansia e io poi mi impanico. Dai, metti le torce. Metti le torce, levati da là. Metti le torce, levati. Allora, che devo fare? Guarda. Questa è logica elementare. Tu non stai vedendo niente. Guarda me. Guarda come adesso vedi. Ma se io non ho le torce, stavo cercando di prendere, tu mi dicevi levati da là. Vabbè. Che le torce erano nel baule. Guarda, ti giuro, mi fai un nervoso. No. Perché hai fatto questo? Perché devo togliere. Adesso tutte le cose sono uscite fuori, lo sai, vero? Lo sai, vero? Che ora tutte sono... E ora devo andarle a prendere, quindi questo vorrà dire morire. Poi tutti sti fiorellini di... Madonna, i fiorellini! Hello. E mi ha chiuso fuori! Ma sei un genio! Mi ha chiuso fuori! Ma questa ragazza è un genio, è proprio veramente un genio! Lascia chiuso, che vado a riprendermi la roba. Ragazzi, io non ho parole. Cioè, io non ho proprio parole. Ragazzi, ma ha distrutto il baule, ha fatto uscire tutte le cose fuori. E poi mi ha chiuso fuori.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Erma, adesso non fare niente, ti prego. Non fare. Io volevo solo chiudere il buco, per quello ho tolto non il baule. Non fare assolutamente niente, perché sei un disastro. Ragazzi, scusate, ma io volevo semplicemente togliere il baule. Sì, mettere. Ma mi hai chiuso dentro. God. Andiamo a riprendere l'ultima roba che rimane, tanto se muoio. Guarda lì, guarda lì, guarda, 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 guarda che cosa hanno fatto. Tutto il infuocato qua. Guarda tutta la roba mia in mare. Mamma mia. Wow, te la stai riprendendo tanto. E cosa fa quel pesce? Quello è un delfino. Ah, che figo. Io qualcosina ho recuperato, raga, ma non tutto. Ma come è andata in mare la tua roba? Perché quello ha fatto esplodere tutto e è un po' schizzata a destra e a manca. È arrivato giorno e adesso rido. Perché ridi? Perché muoiono. Abbiamo recuperato un po' di roba o no? Allora, innanzitutto qui guarda che cosa hanno combinato. Che casino, non ci credo. Tutto loro l'hanno fatto, vero? Sì. Ragazzi, devo recuperare. Devo. Oddio, ma tutto sto casino l'hanno fatto. Quello è esploso. Ragazzi, il danno è sistemato. No, belli. Intanto, questo qui. Ne abbiamo 5. Abbiamo 5 erboscelli, quindi vuol dire 5 alberi. Dove li piantiamo? Piantiamoli vicino a casa. Scusa, ma perché qua non. No, 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 momento, li pianto qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Perché tutti vicini, scusa? Perché così almeno non dobbiamo camminare tanto. Bene, ragazzi, la terza o la quarta? Terza. La terza puntata finisce qui e abbiamo avuto un'avventura incredibile. Adesso, nella prossima puntata. Cioè, se non c'eri tu, morivo io, però. Beh, sei morta. Siamo morti entrambi. Sì, però sei tu che ci hai salvato. Comunque, ragazzi, nella prossima puntata cercheremo di concludere questa casa. O almeno, comunque, chiuderla. Perché sì, altrimenti, perlomeno, sì, chiuderla. Lasciate tantissimi like. Facciamo anche le finestre. Facciamo tantissime cose. Lasciate tantissimi like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Lascia un commento. Metti mi piace. Cosa ti costa? Dai, che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.